Vediamo insieme alcuni esempi di registrazione autofattura e reverse charge. Iniziamo a registrare un'autofattura dalla prima nota di AS400. Andiamo quindi in back office, movimenti contabili generale, immissione prima nota. Scegliamo il punto 1, immissione fatture fornitori. Nel codice causale possiamo fare F4 e ricercare la causale desiderata. La si seleziona con la X, si imposta una data di registrazione, un numero di documento, la data del documento e il conto del fornitore. Nel mio caso scelgo un fornitore estero fuori CE. Nella descrizione possiamo scrivere appunto una descrizione. Dopo aver inserito tutti i dati possiamo procedere con invio, invio, sempre ancora invio. Nella contropartita possiamo fare F4 e ricercare il conto del costo. Con F8 possiamo fare la ricerca completa. Selezioniamo il costo desiderato. Nell'importo indichiamo l'importo della fattura e nel codice IVA andiamo a indicare il codice in questione, nel mio caso N7Q. Dando invio, il programma in automatico nel campo IVA integrazione autofattura ha riportato N7Q. Questo codice IVA è stato riportato perché nel codice IVA nella tabella era stato indicata l'IVA integrazione autofattura il codice N7Q. Eventualmente si può modificare ed inserire un altro codice di integrazione nel caso fosse diverso. Procediamo con invio, invio di conferma e facciamo F6 di fine registrazione. Diamo ancora invio ed in questa maschera vediamo che il programma riporta in automatico il flag emissione autofattura Yes. Questo flag è stato impostato a Yes perché nei parametri è stato indicato che per i fornitori fuori CE il default doveva essere proposto a Yes e il codice IVA che ho utilizzato ha la Yes sia in gestione reverse charge sia in gestione autofattura. Nel caso in cui si debba generare una fattura con il reverse charge, si potrà modificare questo flag di emissione autofattura da Yes ad N ed impostare il flag reverse charge da N a Yes. Nel mio caso lascio emissione autofattura Yes e reverse charge N. Diamo invio, invio. Il programma ci riassume il numero e la data di registrazione della fattura che è stata registrata e diamo invio. In questa maschera il programma fa vedere i dati per l'autofattura. Abbiamo il registro acquisti AAU che viene preso dalle personalizzazioni autofatture, il VAU che viene anch'esso preso dalle personalizzazioni autofatture e la causale CAU che viene presa dalle personalizzazioni autofatture. Nel caso in cui si voglia modificare la causale per poter utilizzare un tipo documento diverso, quindi possono essere TD18, 19 o TD17, sarà necessario cancellare la causale, fare F4 e ricercare la causale desiderata. Nel mio caso lascio CAU. La descrizione aggiuntiva può essere inserita e verrà riportata all'interno dei documenti. Il flag genera PDF viene impostato ad A perché viene preso di default dalle personalizzazioni autofatture. Se in questo caso non si volesse generare il PDF, si potrà impostare il flag ad N. Vi ricordiamo che è possibile recuperare i protocolli dei registri IVA vendite facendo l'opzione F21 oppure F20 per gli acquisti. Dopo aver ultimato i dati inseriti, si può dare invio, invio e qui viene aperta la maschera dei dati aggiuntivi trasmissione XML all'OSD. Nel numero documento esteso viene riportato il numero del documento del fornitore che è stato inserito nella prima maschera ed è possibile indicare anche un ID documento. Si può procedere quindi con invio. Ed il programma andrà ad aprire un'altra maschera dove verranno riepilogati i documenti che sono stati generati. Quindi in questo caso abbiamo il documento originale, la 01, l'integrazione a registro acquisto AAU e l'integrazione a registro vendita VAU ed il relativo giroconto. Procedendo con invio si è conclusa la registrazione. Collegandosi in Atlante Plus, andando in gestione stampe e cliccando sulla stampa in alto a destra,
sarà possibile stampare i due documenti che sono stati generati in PDF. Abbiamo la fattura di acquisto e la fattura di vendita. Per quanto riguarda invece il file XML, andando in back office fatturazione elettronica, in da elaborare, sarà presente il file XML da trasmettere per quanto riguarda la fattura di vendita. Vediamo ora la registrazione dal controllo costi con l'integrazione del reverse charge. Andiamo quindi in back office, gestione costi, controllo costi. Impostiamo il conto fornitore, nel mio caso ho preso un fornitore CE e confermo con la spunta verde. Seleziono la pratica 74 TER e confermo con la spunta verde. In questo caso il programma mi riporta il codice IVA C1 perché la pratica era una pratica CE ed in automatico nell'IVA integrazione autofattura è stato riportato il codice C1. Il codice C1 è stato riportato in automatico perché era stato inserito direttamente all'interno del codice IVA nella tabella. Andiamo quindi ad inserire il numero del documento, la data del documento. Confermiamo con la spunta verde ed il programma ci porta in questa maschera, dove possiamo vedere che il flag reverse charge risulta in automatico a yes. È stato impostato a yes perché nei parametri è stato indicato che per i fornitori CE doveva essere proposta la R di reverse charge ed il codice IVA C1 ed utilizzabile sia per la gestione del reverse charge sia per la gestione dell'autofattura. È comunque impossibile in quest'ultima videata impostare reverse charge N ed indicare emissione autofattura yes. Per quanto riguarda il registro IVA vendita, è possibile recuperare il protocollo facendo la lente di ricerca vicino al numero di registrazione. Nel caso in cui non venisse ricercato, verrà preso il primo protocollo disponibile. È possibile indicare un ID documento e nel numero documento esteso viene riportato il numero del documento del fornitore. La causale viene riportata in automatico uguale a quella presente nei parametri reverse charge. Sarà comunque possibile modificarla ed inserire una causale con tipo documento diverso, quindi TD16, TD17, TD18, TD19. In questo spazio è possibile indicare una descrizione o una nota aggiuntiva. Dopo aver completato tutti i dati, si può confermare con la spunta verde. Il programma aprirà questa scheda dove verranno riportati i documenti che sono stati generati, quindi il registro IVA acquisti S01, il registro reverse charge e il giroconto. Confermando, si è conclusa la registrazione. Andando quindi in gestione stampe, cliccando sulla stampa in alto, sarà possibile visualizzare il PDF della fattura di vendita reverse charge. Andando in back office fatturazione elettronica, nella scheda da elaborare, sarà presente la fattura reverse charge che è stata generata e procedere quindi con l'invio elettronico. Andando in back office stampe fiscali, stampa registri IVA, possiamo provare a stampare il registro di luglio 2022, quindi impostiamo dall'10722 al 310722 e confermiamo con la spunta verde. Andando in gestione stampe, come tipo stampa provvisoria, possiamo cliccare sulla stampa in alto a destra. Qui selezioniamo i registri che siamo andati ad utilizzare, quindi A01, AAU, VAU, S01 e VRC. Confermando con la spunta verde vengono generati i PDF. In questo caso possiamo vedere che il registro A01 risulta esserci la fattura che è stata registrata. Sul AAU abbiamo la fattura che è stata registrata con integrazione autofattura e nei totali annuali e mensili viene indicato come tipo integrazione A di autofattura. Sul VAU abbiamo anche qui la fattura di vendita con l'indicazione dell'integrazione autofattura e nei totali mensili annuali viene indicato anche qui tipo integrazione A di autofattura.
Per quanto riguarda il registro vendita Rever Charge, viene riportata la fattura con l'indicazione integrazione Rever Charge. Anche in questo caso, nei totali mensili ed annuali, ci sarà l'indicazione della R Rever Charge o eventualmente A di autofattura. Il registro S01 invece rimane con la fattura che è stata registrata direttamente dal controllo costi. Da Back Office, gestione costi, lista fatture controllate, è stata implementata questa lista con l'obiettivo di consentire un controllo su tutte le fatture di acquisto, permettendo anche la verifica dell'effettiva integrazione tramite Rever Charge o tramite autofattura. Nei parametri di selezione è possibile indicare un codice a registro, quindi A solo per gli acquisti normali, S solo per gli acquisti 74 ter, altrimenti tutti verranno riportati sia acquisti normali che acquisti 74 ter. Sarà possibile indicare un registro IVA specifico, indicare delle date ed il tipo di registrazione. Solo anomalie, solo con integrazione, tutte. Proviamo a lanciare la stampa con l'opzione di tutte. Viene creato un Excel dove vengono riportate le fatture di acquisto che sono state registrate e l'eventuale integrazione. In questo caso si può vedere la fattura A01 che era stata registrata dalla prima nota con tipo integrazione A di autofattura, il registro IVA vendita che è stato utilizzato, la data, il numero, l'identificativo SDI, la notifica nel caso fossero già stati inviati, il registro IVA autofattura, la data dell'autofattura, il numero dell'autofattura e lo stato. La colonna R di stato potrà essere OK se non risultano esserci errori, NI se per la fattura non è stata generata l'integrazione e KO se non sono presenti tutte le movimentazioni necessarie per l'integrazione. Nel caso di KO, nella colonna S, messaggio di errore, verrà indicato il motivo per cui è presente questa anomalia. Abbiamo quindi concluso gli esempi di registrazione autofattura e Rever Charge.